Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 48esimo episodio per la nostra serie di Nier Automata. In questo video andremo ad affrontare la missione secondaria Sviluppo dell'accampamento. Anemone ha chiesto aiuto per aprire le indagini nella foresta, distruggere i nemici presenti nel luogo designato, per cui per capire anche meglio dove dobbiamo andare, apriamo la nostra bella mappetta panoramica e mettiamo anche un segnalino, per cui proprio qui adiacente al punto d'accesso Foresta Centro abbiamo anche la destinazione della nostra missione, che in realtà è veramente molto semplice e facile da completarsi, anche perché sarà sufficiente equipaggiare il pod B con il programma Onda, affrontare la prima ondata, per l'appunto il primo gruppetto di biomacchine piccoline, per poi attendere l'arrivo della biomacchina più grande, che a sua volta sarà ugualmente semplice da sconfiggere. Chiaramente strada facendo incontriamo un plotone di biomacchine nella foresta che proteggono la zona e noi a nostra volta carichiamo il pod con triplo attacco, spariamo l'onda e facciamo anche il 28esimo level up. Quindi grosso modo, così come abbiamo sconfitto questo gruppetto di biomacchine casuali che pattugliano la zona, faremo lo stesso anche con le biomacchine della missione secondaria. Sconfitto il primo gruppetto, rimettiamo il pod A, quello con la mitraglietta, e iniziamo a sparare alle gambe della biomacchina più grande, così da disattivare anche questo ostacolo in più. Dopodiché ci andiamo di combo leggere, pesanti o come preferiamo, e possiamo anche attendere che il pod si carichi con il laser per poterlo distruggere oppure anche sconfiggerlo semplicemente con attacchi corpo a corpo, tanto dura veramente poco. A quanto pare questo era l'ultimo ottimo lavoro. La resistenza ora dovrebbe essere in grado di stabilire l'accampamento. Perfetto, torniamo indietro a dare la buona notizia. Quindi ci prendiamo tutto il droppino per terra, non lasciamo nulla al caso. Anche i vari chip, magari c'è qualcosa di semidecente nel mezzo, ma anche no. Una volta ripulito il tutto, ce ne torniamo chiaramente al punto d'accesso Foresta Centro, utilizziamo il teletrasporto per tornare all'accampamento della resistenza, parliamo con Anemone e completiamo anche questa secondaria. Ora possiamo accamparci nella foresta. Grazie. Ti faremo sapere se ci serve qualcos'altro. Abbiamo ottenuto come ricompensa un chip abbattimento più 3, un rilascio denaro grande, 5 libro consulti, 5 caucciù, un recupero medio, 5000 G e 320 punti esperienza. Certo che voi ora siete incredibili. E 9S risponde, beh, non per vantarci, ma siamo unità all'avanguardia, non come A2 e gli altri vecchi modelli. Al solito 9S parla sempre troppo. Però dà lo spunto ad Anemone per chiedere a due? Assaltatrice numero 2? La conosci? No, non... Momento di imbarazzo e... Scusate, posso chiedervi un altro favore? Potreste darmi tutte le informazioni che avete su quella vecchia unità Iora A2? Qualsiasi cosa. Che strano, stavamo giusto cercando informazioni in merito anche noi. Perché ce lo chiedi? Devo verificare una cosa. Ed è così che abbiamo completato anche la missione secondaria Sviluppo dell'accampamento, attivando poi di conseguenza l'altra secondaria, il passato di Anemone. Per cui avete visto ragazzi come in un attimo, anche con i giusti accorgimenti di gameplay, sia stato possibile rendere ancora più facile di già quanto non fosse la secondaria Sviluppo dell'accampamento e l'abbiamo completata ancora più velocemente già di quanto poco non durasse di per sé. Per cui giocando bene si ottengono sempre eccellenti risultati. Inoltre, prima di salutarci, ci allontaniamo leggermente dall'accampamento anche per far sì che aggiorniamo l'attuale secondaria passata da Anemone, così che in futuro abbiamo anche tutte le informazioni necessarie per poterla svolgere con comodità. この現在、このエリアで戦闘任務に入っているのは僕らだけのはずですから。エネルギー反応があった場所に A2 がいる可能性は高い気がします。廃工場は土地に集中しています。マップにポイントしておきますね。 Ed è in questo modo che abbiamo preso due piccioni con una fava. Siamo stati bravissimi. E quindi ragazzuoli, detto fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 48esimo episodio della nostra serie di Nier Automata tutto si conclude qui. Come sempre vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e spero di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!